siamo con il presidente della provincia di Vicenza. Un messaggio per i veneti nel mondo. Una grande festa qui oggi a Vicenza che abbraccia le sue braccia per i vicentini, ma per gli alpini che vengono nel mondo. Grande festa e voi, ma tutto il mondo ne siete protagonisti. Grazie mille veramente. Presieduto dal comandante del 7° reggimento alpini, colonnello Titeo. Ecco le bandiere di guerra alle quali vogliamo rendere onore. Onore alla bandiera del 7° reggimento alpini e onore alla bandiera di guerra del 2° reggimento guastatore alpini. Non possiamo non avere un tuffo al cuore quando salutiamo i nostri ragazzi. Scusateci se consideriamo questi ragazzi compagnia dell'ottavo reggimento alpini. Uniforme da montagna. E poi l'uniforme artica col bianco della neve. Compagnia del 2° reggimento guastatori alpini. Bravi ragazzi! La bandiera dell'Istituto Centro del Salento Alpino che precede i giovani volontari, il ferro iniziale. Salutiamo tutti i ragazzi appena usciti dall'addestramento. Bravi ragazzi, siamo felici di averli con noi. Perché loro sono il faro delle truppe alpine. Un grazie di cuore ai nostri ufficiali. Molti di questi sindaci infatti indossano il cappello alpino. Molti di questi sindaci. Sempre emozionante lo sfilamento dei gonfaloni, perché è un po' quello che dicevamo prima, è la dimostrazione di questa relazione speciale, straordinaria, fra i comuni e gli alpini, fra i sindaci e gli alpini. C'è questa storia di semplice dedizione e solidarietà. E quindi è sempre un grande piacere ed onore vedere sfilare i gonfaloni dei comuni. La storia delle truppe qui. Le uniformi storiche, dall'uniforme dell'Ottocento con la bandetta all'uniforme della prima guerra mondiale. Perché vogliamo ricordare. Dicevo, la memoria che è parte integrante del nostro modo di essere, ancora una volta con questo gruppo che si dedica costantemente. Thank you.
ringraziamo i campi italiani, il Mar del Plata fino alla terra del fuoco, dai 10 giorni alpini dappertutto, le strade stagioni argentina, e grazie di essere venuti da così lontano come ogni anno, a vedere felice chi vi parla, tutti noi, grazie a tutti argentini. Ora l'Australia, Australia, una terra lontana, quanti italiani emigrarono in Australia nel corso dei decenni, nei primi decenni del Novecento, quanti dopo la Seconda Guerra Mondiale, quanti, tanti italiani in Australia, sì, perché ci sono ben tre sezioni alpine del continente australiano, Sydney, Perth e Brisbane, che sono qui con noi, nell'Australia. Vediamo anche la sezione di Adelaide con il suo guidoncino. Precedere altri fratelli che vengono da lontano. Mi è capitato una volta di sbarcare a San Paolo del Brasile, di attraversare la città e di scoprire che lì ci sono più di 3 milioni di italiani e di sapere se la questi 3 milioni sono ovviamente. Ci sono tanti alpini. Sezione Brasile! Grazie ragazzi! E così è un'altra storia, anche arrivare dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, dal nord, dall'estremo nord del continente americano, sezione Canada. 1954, quando fu costituita la sezione Canada a Montreal. Oggi il Canada è un settore, non è una sezione. Noi siamo orgogliosi del solo fatto che voi dal continente americano, dal nord al sud, abbiate deciso di intraprendere questo viaggio, lo facciamo per un anno, per noi è un immenso regalo. E l'iniziativa dei alpini del Nord America, degli alpini italiani del Nord America, mentre vediamo passare il vestito della sezione di Nuova York, è che non si molla e non si mollerà mai, sezione di New York. Beh, vogliamo ricordare dei alpini che hanno dato vita a una sezione. Grazie al Pini Lussemburgo! E poi è inutile presentare una sezione successiva perché si presenta da sola con questo suono di cornamuse che si suona nel cuore, perché lo sentiamo fratello, perché il suono delle cornamuse è il suono delle montagne scozzesi, è il suono dei popoli, delle montagne di tutta Europa, sezione della Bretagna. Fondata nel 1928, prima sezione all'estero, la più antica, la vecchia.
al titolo di spiegazione. Questi gruppi omogenei che vedete sfilare sono il corso e poi il sentire di quelli che sono cominciati 20 minuti fa, che se dovessero contare il maggior numero dell'attività, accompagnato dal presidente nazionale Sebastiano Fabero e dal comandante del gruppo alpine generale di corpo d'armata. Perde 4, 5, 6. Bravo, è stato bravissimo. Lui